Rosalino Cellamare in arte Ron, 45 anni di onorata carriera e un libro in uscita che è qui. Eccolo qua. Chissà se lo sai. Senti, ma c'è un aneddoto, qualcosa che ti è rimasto in testa più di ogni altro di questi 45 anni? Scegline uno. Beh, insomma, non sono talmente tanti, ne ho scritti tanti qui dentro. Ma l'aneddoto forse più bello è quando proprio approdai alla mia casa discografica e con mio padre, perché mi chiamarono, mi avevano messo a un concorso per fare un provino e incontrai un personaggio vestito di leopardo, eccetera, con i baffi finti, con degli occhiali a intermittenza, con le lucette, eccetera. E andò da mio padre e gli disse ciao Ni, ed era Renato Zero. Per cui il primo impatto fu questo: mio padre mi disse, mi sono andiamo via, perché va bene questo ambiente, ma saranno mica tutti così. Poi si è presentato uno tutto ingessato, sembrava scherzi a parte, ma è così, tutto ingessato ed era Lucio Dalla, che aveva avuto un incidente sul raccordo anulare per venire a farmi sentire questa benedetta canzone che era Occhi di Ragazza, che fu poi bocciata a Sanremo e fu poi ricantata da Morandi. Ma a proposito di Occhi di Ragazza, che dovevi fare tu e che poi ha fatto Morandi, ma siccome tu in questo libro ti scopri un'anima un po' zelighiana, sì, e sei anche un imitatore di vari cantanti, facci Occhi di Ragazza, accennaci Occhi di Ragazza fatta da Morandi. Occhi di ragazza, quanti cieli! Quanti mari, fantastico. Questo è il mio libro. Chissà se lo sai. E questo sono io, ci sono le due anime, Rosalino, Cellamare e Ron, che si parlano. Da c'è Garlasco. Esatto, da Garlasco. E io vi saluto. Grazie. Ciao.